Fabio Tognella, sono un consulente. Mi sono occupato, mi occupo di vendita direttamente e adesso quello che faccio è sviluppare e aggiornare la struttura e i processi di vendita delle imprese col digital selling e la digital transformation. Sono stato brevissimo. Grazie. Ina. Buongiorno a tutti e grazie ovviamente per l'opportunità. Mi chiamo Pina Sabatino, nel mio passato c'era una lunga esperienza come HR manager. Oggi il focus della mia attività è da un lato carriera, quindi consulenza di carriera, dall'altro, quando lavoro per le aziende, formazione e sviluppo manageriale. Il talk di oggi ha come focus appunto l'argomento della carriera. Questo perché ho riscontrato una grande voglia di reinventarsi da parte delle persone, forse anche di ripensare a tanti aspetti della vita personale e professionale, per cui il personal business model è proprio una metodologia che serve a questo. E Roberta, vediamo se ti Sì, mi sentiamo. sentite? Perfetta. Ottimo. Un pochino Buongiorno a disturbata tutti. forse, però. Tra l'altro, ieri avevamo provato, andava tutto perfettamente, quindi Ma il problema non ti sono le prego dai confie, live. magari. Non sono magari le confie, il problema. Provo a togliere, però non Prova a sentivate toglierla. senza. Così mi sentite? Ti sentiamo uguale a prima, non credo sia cambiato. Troppo vado meglio con le È il cuffie. bello della diretta, dai, è sempre così. Esatto, abbiamo provato, si sentiva benissimo. Mi dispiace, non saprei neanche che cosa sistemare. Non ti preoccupare, vai. Allora, sono Roberta Paino, io mi occupo di consulenza e formazione a livello aziendale nel campo delle risorse umane e da un paio d'anni ho iniziato anche a collaborare con alcuni enti in campo dell'orientamento professionale. Quindi il focus di oggi viene proprio da tutta una serie di appunti presi durante il lavoro in cui ho sempre avuto la possibilità di vedere la parte di ricerca e selezione del personale, sia dalla parte appunto azienda, sia dalla parte di chi invece cerca lavoro. E quindi vedrete delle slide in cui ho proprio ipotizzato un dialogo tra queste figure. Quindi sarà molto bello, insomma. Grazie mille, io direi il primo nome che ho visto è quello di Roberta, secondo Pina, terzo di conseguenza Fabio. Vai Roberta, se vuoi Vado. mettere le tue slide. Allora, condivido lo schermo. Dicevo, parleremo del perché il processo di selezione del personale non dovrebbe essere sottovalutato, soprattutto dalle piccole e medie imprese, in cui solitamente non c'è una persona interna. Allora, spesso si pensa che c'è qualcuno specializzato, quindi sarebbe meglio lasciare il processo di selezione a loro. Ecco, non sempre i candidati però apprezzano l'intermediazione che esiste tra l'agenzia e appunto l'azienda. Qui riporto il caso di un commerciale molto specializzato nel suo settore che appunto riceveva continui contatti su LinkedIn proprio da aziende che cercavano il suo livello di professionalità, però lui mi dice: ma se le aziende non si prendono neanche il disturbo di cercarmi personalmente, allora non gli servo. Un altro pregiudizio che ogni tanto sento tra i direttori appunto delle aziende è quello che spesso quelli molto bravi i curriculum in realtà più piccoli non lo mandano se sono davvero bravi. Non è vero. E spesso mi sono accorta che i curriculum di persone molto valide sono già in azienda, ma non essendoci una persona che si occupa dell'intero processo, vanno persi tra i vari responsabili amministrativi o i responsabili del marketing. E non è vero che quelli bravi non mandano il curriculum anche ad aziende piccole.
per ovvi motivi. Uno, non possiamo lavorare tutti in grandissime realtà. Due, perché spesso la valutazione che fa la persona è anche legata al valore dell'azienda, al territorio, quindi quell'azienda mi è più vicina, quindi mando il curriculum. E questo è il caso di un candidato che aveva inviato il curriculum, nessuno in azienda aveva risposto, si è ritrovato poi a fare un colloquio mesi dopo, inviato lì da un'agenzia interinale, candidato valido, poi assunto. Mi richiede meno tempo affidare la ricerca e selezione a qualcun altro, mentre io posso fare altro. Ecco, qui io ribadisco sempre alle aziende, siamo proprio sicuri, nel senso che anche se affidiamo l'intermediazione della prima parte del processo, comunque parte del processo di ricerca e selezione deve essere poi curato all'interno. E comunque affidarlo ad un terzo significa dover spiegare loro qual è la posizione che cerchiamo, la particolarità della nostra azienda. E soprattutto, banalmente, non è vero che richieda meno tempo, anche semplicemente a livello organizzativo. Contattare un candidato e fissare un colloquio è molto più veloce rispetto a cercare di incastrare più agende e più chiamate. Spesso mi sento dire, io mi fido molto della valutazione degli esperti, come a dire, chi arriva qui già so che mi andrà bene. Ecco, ovviamente chi si occupa di ricerca e selezione a livello professionale è molto più esperto, giustamente, però c'è un problema legato, tipico di chi fa appunto valutazioni, che è quello della distorsione cognitiva, cioè lo stesso candidato da due giudici diversi spesso viene valutato in modo diverso, quindi non è detto che appunto chiunque arrivi dall'agenzia sia valido, o soprattutto non è detto che questa intermediazione porti sempre il candidato giusto. Qui porto l'esempio di un candidato che aveva letto un annuncio, era completamente sicuro che quel lavoro fosse quasi cucito su misura per lui. Si era rivolto all'agenzia interinale a cui appunto insomma, che aveva scritto questo annuncio, soltanto che non riusciva mai ad avere un colloquio, non si capisce perché. Grazie a tutta una serie di ricerche è riuscito a capire qual è l'azienda. Quel giorno in azienda, tra l'altro, c'ero anch'io, e lui molto candidamente ha detto: io ho letto l'annuncio, io penso di essere la persona giusta. È stato assunto, tra l'altro lì ormai da 3 anni, insomma, con ottime prestazioni. Un'altra cosa che sento dire spesso da chi appunto magari non è molto esperto di ricerca e selezione è: beh, per fare un colloquio non ci vuole niente, cosa ci vuole a fare un colloquio? Ecco, i colloqui di selezione realmente è un processo, un vero e proprio processo aziendale, ed è molto importante organizzare questo processo. Non è vero che chiunque può farlo, e soprattutto perché in fase di selezione la valutazione non è soltanto io azienda che valuto il candidato, ma anche il candidato valuta me, valuta la prima impressione professionale, umana, che è anche di valori che l'azienda vuole trasmettere. Quindi non è vero appunto che chiunque può fare un colloquio. Questo che riporta l'esempio di un candidato che appunto non aveva avuto subito una prima impressione buona dell'azienda, proprio per dire che l'impressione che il candidato si fa è essenziale. Riconducendomi a questo, spesso si pensa appunto che una persona vale l'altra, cioè posso mandare a fare il colloquio una persona qualunque dell'azienda. Anche questo è un qualcosa che faccio fatica a far capire spesso, che non è così. Non è vero che la prima persona che prendi dall'azienda 2 minuti dopo può fare il colloquio con il candidato che si presenta. Questo perché in fase di colloquio è essenziale spiegare appunto qual è la posizione, cosa ci aspettiamo dalla persona che stiamo selezionando, spiegare anche quali sono i nostri valori, qual è l'attenzione che diamo alle persone in azienda. Quindi la cosa migliore sarebbe far gestire questa fase da una persona esperta di ricerca e selezione, comunque formata, affiancata ad un tecnico di quel settore, ma non il tecnico che arriva senza magari aver visto mai il curriculum a fare 2 o 3 domande al candidato.
Altro aspetto è che la gente, molti datori di lavoro, comunque chi si occupa di amministrazione del personale, pensa che la gente cerca lavoro, quindi non sta attenta a tutta una serie di tematiche anche legate a, insomma, alle discriminazioni. Oltre ad esserci una legge che, insomma, ci dice che la ricerca del personale dovrebbe essere non discriminatoria per razza, condizioni familiari, ovviamente le persone si accorgono realmente di come noi svolgiamo la selezione. Un selezionatore esperto è in grado comunque di non far trasparire appunto questo tipo di discriminazioni. Banalmente, fare la domanda con chi vivi, che sembra banale, posso chiederla, è una domanda che a molti potrebbe apparire discriminatoria. Il caso che riporto è il caso di una ragazza che ha finito il colloquio, esce proprio dalla stanza del colloquio e al telefono chiama la mamma dicendo: non è andato bene perché sono una donna. Nessuno dell'azienda pensava che, insomma, se ne fosse accorta che le domande erano mirate a capire, insomma, la sua situazione sentimentale, però realmente i candidati se ne accorgono. Alla fine, un'altra, insomma, frase tipica è: vabbè, se non ci facciamo sentire, è scontato il risultato. No, qui non mi stancherò mai di dirlo. Dare un feedback ai partecipanti ad un colloquio è essenziale. Quelle persone hanno dedicato del tempo per venire in azienda, prepararsi ad un colloquio, informarsi. E capita veramente raramente ormai che ci sono dei candidati del sabato, diciamo, insomma, che non hanno informazioni dell'azienda. E questo è il caso di un ragazzo che ho incontrato in fase di orientamento. Parlavamo di un'azienda del territorio e mi dice: guarda Roberta, io onestamente non so dirti se quella è una buona azienda. Io ho fatto 4 colloqui con 4 persone diverse, sono andato lì ogni volta un'ora, ho fatto dei test, ho fatto delle videoconferenze, delle video call, ma non so nemmeno perché non mi hanno assunto. Non li ho più sentiti, ho visto su LinkedIn che hanno assunto un'altra persona, perché appunto si era registrata. Infine chiami l'agenzia e di che ci serve un... Ecco, questa è una cosa tipica, quello che vorrei dire è cercare di vedere prima all'interno dell'azienda se c'è una risorsa. Qui riporto un caso molto simpatico e chiudo. Un'azienda assume un consulente esterno come manager per un progetto molto specifico in cui chiedevano delle competenze specifiche. Una persona interna all'azienda ci rimane molto male perché lui aveva seguito questa specificità, insomma, già in altre aziende. Quando arriva in manager, un ragazzo molto giovane, era una persona che era stata formata proprio già dalla risorsa interna. Questo è stato uno spreco sia a livello proprio di denaro, perché appunto avevano già una risorsa interna, sia legato al fatto che comunque questa persona non si è sentita valorizzare, la risorsa interna non si è sentita poi valorizzare dall'azienda. Bene, digli di prendere il badge al centralino il primo giorno. No, il processo di selezione non si conclude quando ho scelto la persona, si conclude quando inizia un altro processo, che è il processo appunto socializzazione interna. Quindi è importante anche questa fase. Appunto, qui riporto solo il fatto che la selezione fa parte di un intero processo di strategico delle risorse umane e quindi non dovrebbe essere sottovalutato per questo. Grazie, penso di essere stata nei tempi. Grazie mille Roberta, quasi perfettamente nei tempi, e uno scarto di pochissimi secondi che sono 10 minuti, direi che, e 10 slide, direi che è pochissimo. Ho visto che stanno già arrivando un sacco di domande nella chat, invito tutti quelli che ne avessero a scriverle, che andremo a raccogliere al termine dei 3 speech in modo tale da poterle porre, e perché no, magari creare anche conversazioni tra i 3 speaker che, pur trattando di argomenti diversi, magari riescono a trovare un fil rouge che colleghi le proprie 3 professioni.
Sì, penso che in tanti ci siamo ritrovati in quelle situazioni che ha descritto Roberta, quindi. Sì, vale assolutamente anche per me, anche perché poi io arrivo proprio da un'esperienza anche di recruiting, quindi condivido pienamente tutte le riflessioni che ha appena fatto Roberta. Fantastico. Ina, è il tuo turno. Se vuoi collegare, adesso scollego le slide di Roberta, così se vuoi collegare le Sì. tue. Ok. Ok, Ci siamo. siamo. Allora, dicevamo nell'introduzione, Business Model U, un modello che è una metodologia che ti aiuta un po' a ripensare alla tua carriera. Prima cosa che voglio condividere è innanzitutto che cos'è il Business Model U per chi non lo conoscesse ancora. È un modello che nasce evidentemente dal forse più famoso business model canvas, appunto, che è pensato proprio sulle aziende, per quel che riguarda appunto l'azienda, il funzionamento di un'azienda. Il personal business model è invece qualcosa che riguarda la persona, quindi è nato proprio con l'obiettivo di aiutare la persona a riflettere su quelle che sono le proprie competenze, le proprie attività e tutto ciò che appunto può aiutare poi la persona stessa nella definizione del proprio percorso di carriera. Quindi prima cosa da fare è procurarsi un canvas, stamparlo e soprattutto munirsi di post-it possibilmente colorati. Questo perché? Perché la prima regola è che sul canvas non si scrive mai. Questo perché in questo modo noi possiamo fare tutte le modifiche che vogliamo apportare appunto al nostro modello. Quindi il consiglio è partite dal blocco, come vedete ne sono 9, io vi consiglio di partire dal blocco risorse chiave, proseguire con le attività chiave, il valore offerto e soprattutto individuare chi è il vostro cliente. È chiaro che se siete dipendenti di un'azienda, il vostro cliente è il vostro datore di lavoro attuale oppure se volete la vostra area funzionale, dipende un po' dal livello di dettaglio che volete dare a questa analisi. Seconda cosa, trova i motivi di insoddisfazione. Una volta che avete questa fotografia di partenza, di qual è il vostro punto di partenza, potete cominciare a fare un'analisi più precisa di ciò che in questo momento vi soddisfa o meno del vostro attuale lavoro. Un consiglio, cominciate dalle cosiddette attività chiave, dal blocco delle attività chiave, perché questo può essere il caso in cui, ad esempio, voi siate stanchi del contenuto del vostro lavoro e quindi magari desiderate passare da un'area funzionale ad un'altra. Altro blocco che potete attenzionare è il blocco dei clienti. In quel caso chiaramente andrà modificato e quindi cerchiato laddove in realtà voi foste, diciamo, stanchi proprio di lavorare per quel tipo di azienda. Altro blocco ancora solitamente molto critico è quello dei costi. Qui la raccomandazione è ragionare non solo in riferimento a costi tangibili, ma anche ai cosiddetti costi immateriali, intangibili, proprio perché stiamo parlando di noi, no? Della persona, dell'individuo. E quindi per fare un esempio, un costo immateriale potrebbe essere lo stress correlato al vostro lavoro, oppure l'eccessiva necessità di dover fare sempre trasferte, oppure la mancanza di sviluppo professionale. Individui un nuovo ruolo. Diciamo che dalla vostra analisi potrebbe essere venuta fuori la necessità, l'esigenza di cambiare area funzionale. Magari avete sempre lavorato, tanto per dire, nell'area commerciale, desiderate transitare verso, non so, l'area delle risorse umane. Quello che andrà modificato è il blocco dei clienti. Nel momento in cui avrete fatto questa modifica, vi renderete conto che dovrete andare a modificare anche quelle che sono le attività chiave che chiaramente che cambieranno nel caso in cui voi doveste decidere per questa opzione e allo stesso tempo cambieranno anche le risorse chiave, quindi come dire le competenze che voi, delle quali voi avrete bisogno per ricoprire al meglio quel ruolo.
Altra cosa ancora, potrebbe capitare invece che da questa analisi venga fuori il fatto che voi vogliate proprio cambiare azienda, siete stanchi, volete togliere le tende e quindi volete andare verso, transitare verso un altro tipo di azienda. In questo caso questo modello vi aiuta ad analizzare in dettaglio quello che è il modello di business della vostra azienda target. Quindi nel momento in cui avete individuato una o due aziende target per la vostra ricerca di lavoro, andate a compilare questo modello con tutte quelle che sono le informazioni. In particolare io vi consiglio di soffermarvi sulle attività chiave, le risorse chiave e chiaramente quali sono i clienti per i quali questa azienda lavora, quindi come dire a seconda poi di ciò che fa l'azienda, potrebbe essere un'azienda di servizio oppure un'azienda di prodotto, quindi a seconda di questo compilate bene questo blocco. A cosa vi serve questo esercizio? Vi serve ad arrivare estremamente preparati al colloquio di selezione innanzitutto e quindi a dimostrare al recruiter che avete studiato bene l'azienda, conoscete i prodotti e i servizi e soprattutto potete avere un'idea chiara di come voi potete contribuire a quell'azienda, quindi qual è il pezzettino che voi riuscite a fare all'interno di questo processo. Altra cosa che potete fare è definire un vostro piano di sviluppo. Il piano di sviluppo è una cosa fondamentale, come dire, non possiamo parlare di carriera se non abbiamo un piano di sviluppo. Questo piano dovrebbe contenere da un lato quelle che sono le nostre aspirazioni, le nostre motivazioni, le nostre competenze, dall'altro però dovrebbe anche includere quelli che sono i feedback che ci arrivano dal contesto del quale siamo inseriti. E quindi, come dire, se dal nostro capo ci arriva un feedback in termini di aree di miglioramento sui quali dobbiamo focalizzarci, il piano dovrebbe contenere questa indicazione. Allora, quello che vi consiglio è di lavorare molto bene sul blocco delle attività chiave e delle risorse chiave. In che modo? Pensando di qui a un paio d'anni, dov'è che voglio essere con il mio ruolo? Oppure, altra considerazione che potete fare, che tipo di evoluzione può avere il mio ruolo, visto anche lo scenario nel quale, diciamo, un po' tutti siamo inseriti. A quel punto avrete chiaro quali sono i percorsi o formativi o di coaching sui quali voi dovete investire per trovarvi pronti di qui a due anni. Altra cosa ancora è il network, cioè non si può parlare di carriera se non abbiamo sviluppato un giusto network. Qui lavoriamo bene sul blocco partner chiave. Chi sono questi partner? Possono essere dei mentori, dei colleghi, degli amici, chiunque ci possa dare informazioni in termini di nuove opportunità lavorative. Una cosa che sottolineo spesso è che il network è qualcosa che noi dobbiamo cominciare a costruire non quando siamo alla ricerca di un lavoro o quando magari, ahimè, siamo stati estromessi dal mondo del lavoro, ma è qualcosa che va costruito nel tempo e possibilmente anche tenendo presente quello che è il nostro obiettivo professionale. Tanto per dire, se di qui a due anni voglio andare a lavorare nel settore retail, forse è cosa buona e giusta cominciare a ragionare in quell'ottica lì e quindi cercare di intercettare persone che possono essermi utili ad avere informazioni in quel settore specifico. Altra cosa importante che possiamo fare su questo modello è ragionare sul blocco valore offerto. Attenzione, perché questo è un blocco fondamentale secondo me. Perché? Perché innanzitutto, ecco, ricordiamoci una cosa: noi creiamo valore quando risolviamo un problema al nostro datore di lavoro, oppure lo aiutiamo ad ottenere un risultato, oppure ancora riusciamo a soddisfare un bisogno. Quindi fondamentale riuscire a capire che il valore è una cosa diversa dalle attività che noi svolgiamo. Per capirci, il valore è il beneficio che il mio datore di lavoro ottiene grazie alle mie attività. Nel momento in cui lo abbiamo individuato, è un po' come se avessimo già cominciato ad abbozzare la nostra strategia di personal branding, perché è un po' un mattoncino che indica
la nostra unicità, la nostra value proposition. Quindi da lì poi si tratterà di costruire una strategia comunicativa adeguata. Altro tassello molto importante è quello delle risorse chiave. Attenzione, qui nel blocco delle risorse chiave non ci sono solo gli interessi, le competenze, ma ci sono anche i valori. I valori sono una cosa fondamentale perché? Perché determinano i nostri comportamenti e quindi impattano anche sulle nostre decisioni. Non c'è una carriera che, per quanto in apparenza bella, possa essere sostenibile a lungo termine se poi in realtà è in contrasto con uno o più valori di quelli appunto che per noi sono assolutamente importanti. Quindi il consiglio è: monitorate sempre questo blocco. Trova il tuo piano B. Questo è uno dei miei cavalli di battaglia, vorrei quasi dire. Perché? Perché secondo me è fondamentale che ciascuno di noi si crei anzitempo un piano B per due ragioni. La prima, per avere un paracadute in caso di bisogno, e visto lo scenario credo che insomma non devo aggiungere altro. L'altro potrebbe essere anche un modo per rienergizzarci in qualche modo e quindi per farci accettare il nostro lavoro e quindi per renderlo, magari in questo momento stiamo facendo un lavoro che non ci soddisfa molto, e quindi questo piano B ci può aiutare a viverlo meglio. Come si trova il piano B? Partite dalle vostre passioni, da ciò che vi appassiona davvero, e da lì costruite un percorso che vada in quella direzione. Non è importante che poi il piano B si realizzi davvero, è importante però che ne esista uno. Infine, testa la tua idea imprenditoriale. Se proprio non ne potete più della vostra azienda, del vostro capo e quant'altro, e magari decidete di lanciarvi in questa nuova avventura, anche in questo caso potete utilizzare questo modello. Come lo utilizzate? Partite, per esperienza vi dico, partite dal blocco dei clienti. Perché? Perché in funzione di come voi definite i clienti e soprattutto i loro bisogni, poi ovviamente tutto il resto deve accordarsi, no? Solo un consiglio: prima di lanciarvi in un'avventura che chiaramente richiede un radicale cambio di mindset, cercate di riflettere bene su quello che voi cercate appunto di ottenere attraverso questo cambio. E quindi, insomma, per dirla con le parole di Simon Sinek, cercate di riflettere molto su qual è il vostro perché. Credo di aver rubato un minuto in più, ho terminato, e per chiunque poi ovviamente sono a disposizione per ulteriori approfondimenti. Ciao Pina, 1:45 in più. Wow, chiedo scusa. Non ti preoccupare. Vabbè, ci sarà un caffè in più la prossima volta. non ti preoccupare. Fabio, se vuoi passare, se vogliamo passare direttamente a te, io nel frattempo ricordo, come sempre, che il pubblico può fare le domande intanto all'interno della chat, della sezione Q&A, così che possiamo raccoglierle e andare a rispondere dopo. Eccomi. Allora, presentazione, via. Forse. Via, ok, ci siamo. Ci siamo. Allora, innanzitutto complimenti a Roberta e Pina che hanno fatto degli interventi molto interessanti. Un po' qualcosina mi riallaccio a loro di riflesso. Allora, come ho detto, io mi occupo fondamentalmente di digital selling, quindi è il voler ripensare ai processi commerciali fondamentalmente, no? Quindi strumenti e strategie digital per aggiornare, come dicevo prima, la struttura della vendita. Cos'è però in realtà il digital selling? È praticamente lo leggiamo qua, è l'uso di strumenti e strategie digitali da parte di professionisti e aziende per sviluppare e aggiornare la struttura della vendita, accelerando e ottimizzando il processo commerciale e la comunicazione con clienti e prospect. Ecco, questa, molte volte il digital selling viene accostato al social selling, che ne sentiamo tantissimo parlare, quindi parliamo di LinkedIn, è l'uso dei social network, quindi non solo LinkedIn, da parte sempre di professionisti e aziende per identificare, qualificare, entrare in contatto con i clienti e con i prospect. Quindi sono delle piccole differenze tra... Allora, il social selling in realtà è una parte all'interno del digital selling.
ma perché dovremmo usare il digital selling? Perché ormai è da parecchio tempo che non abbiamo più un unico interlocutore quando iniziamo una negoziazione di vendita, non c'è più il classico responsabile degli acquisti, diciamo così, ma si parla proprio di un gruppo di decisori, il famoso decision making group, quindi bisogna essere in grado di saper interessare tutte le persone che fanno parte di questo gruppo di decisione, quindi nella maniera più elastica possibile. Un'altra cosa è come utilizzarlo questo digital selling, no? Bisogna un attimino accendere il faro sulla coerenza, sull'etica, sulla professionalità, che devono essere sempre le linee guida per approcciare qualsiasi processo. Gli strumenti possono essere tanti, i social, la messaggistica, le mail, i video, però ecco, quello che si faceva una volta, io mi ricorderò sempre uno dei miei primi insegnanti, tra virgolette, di vendita, quando ho iniziato a fare il venditore, era un venditore di vecchio stampo e lui era uno di quelli che tifava qualsiasi squadra, a seconda del cliente dove andava era milanista, juventino e via dicendo. Ecco, questa cosa qua al giorno d'oggi con i social e col web non ha più senso di esistere, anzi è molto controproducente. Quindi bisogna trasformarsi, chiamiamolo così, da imbonitori a professionisti della vendita, etici e soprattutto coerenti. Un'altra cosa importantissima è che non bisogna più essere solo presenti. Si è sempre detto nel mondo della vendita che il venditore deve essere presente, ok, benissimo, ma bisogna anche essere connessi. E con connessi non intendo essere solo online. Cioè noi abbiamo, ogni cliente ha il suo modo, le sue modalità di connetterci con noi, comunque di comunicare con noi, col suo venditore. Per questo ho messo questa foto, un classico caricatore da cellulare, ma con più collegamenti per più smartphone, perché appunto ogni cliente ha il suo modo, ha la sua frequenza di comunicazione, diciamolo così. Quindi c'è chi preferisce le mail, c'è chi preferisce le telefonate, c'è chi utilizza tantissimo i social. Quindi è molto importante essere connessi. Un'altra cosa, brand reputation, ne ha parlato anche Nato Pina quando si parla di personal branding. Allora, la reputazione non è solo un logo. Noi siamo abituati a dire il logo è qualcosa che porta reputazione. In realtà no, ok, ci chiamiamo Apple, ci chiamiamo Ferrari, è un conto. Ma se siamo la classica azienda, non è solo il logo quello che dà la reputazione, ma è anche l'attenzione alla prestazione, ai prodotti, all'innovazione, appunto a tante cose. Una storia dietro a una marca, perché sennò un logo non è nient'altro che un disegnino carino o meno, ma che non ci porta niente. Poi, cosa importantissima, altro punto importantissimo, la relazione con i nostri clienti, perché non dimentichiamoci che i clienti sono il tesoro delle aziende, senza clienti le aziende non vanno avanti, quindi il vero valore oggi come oggi sta nella relazione, non solo nei nostri prodotti. Cioè sono anni ormai che non si parla più di relazione come il semplice aiuto di un acquisto del nostro prodotto o del nostro servizio, no? Si parla appunto di comunicazione bidirezionale, il classico human to human, si sente tantissimo in questi giorni. Bisogna prendere appunto in considerazione proprio il valore delle relazioni. Il rapporto col cliente deve evolvere, deve diventare una vera e propria collaborazione, no? Magari coinvolgendo noi stessi, il nostro cliente, nella realizzazione di un nuovo prodotto, di un nuovo progetto, quindi renderlo partecipe, dare proprio valore alla relazione col nostro cliente. Gli strumenti sono importantissimi, gli strumenti sono una cosa fondamentale nel digital selling, perché io ho messo questa foto apposta, perché non si può pretendere di avere il miglior pilota del mondo di Formula 1 e pretendere che vinca una gara di Formula 1 con un'utilitaria. Molte aziende cercano sempre i cavalli di razza, quello che dico io è, ma poi si hanno le scuderie adatte per mantenere questi cavalli di razza? Magari il cavallo di razza non è quello che ci serve, magari ci serve magari migliorare qualcosa all'interno della nostra azienda. Ed è vero anche il contrario, è inutile che spingiamo magari la nostra rete di vendita a evolvere quando noi non evolviamo, quando le aziende non evolvono, perché non si riesce a stare al passo. I mercati, le situazioni, le strategie sono molto veloci oggi come oggi, quindi
anche per esempio penso anche all'hardware, io mi sono occupato anche di information technology, ci sono ancora aziende che andavano avanti con i fogli Excel per gestire la contabilità di un'azienda. Ecco, è una cosa, aziende che non conoscono un CRM, ed è inutile cercare il miglior CRM del mondo se poi non ho anche un supporto hardware dove riuscire a perlomeno a utilizzarlo con rapidità e semplicità. La collaborazione, parliamo di collaborazione. Abbiamo parlato tantissimo in questi giorni di smart working, no? Alcuni hanno fatto anche un po' di confusione tra il telelavoro, il lavoro da casa e quant'altro, però abbiamo visto che comunque l'online, lo smart working, non è qualcosa che mette distanza, anzi è qualcosa che aumenta la produttività. Abbiamo visto che lo smart working, se ben strutturato, è qualcosa che porta del vantaggio alle aziende, per molte aziende lo è stato. Nella stessa ottica dovremmo parlare di smart, quella che chiamo io la smart collaboration, eliminare magari qualche meeting dai clienti, utilizzare un po' più le videochiamate, ne stiamo utilizzando in questo momento, ne stiamo utilizzando tantissimo, introdurre appunto delle nuove tecnologie, penso magari alla stampa 3D, quante volte si potrebbe stampare 3D un prototipo di cui ha bisogno il nostro cliente senza andare da lui, senza andare avanti e indietro, insomma, ottimizzare i metodi, ottimizzare i tempi e creare una vera e propria collaborazione smart, una collaborazione digital. Ultima ma non ultima è il cambio appunto di mentalità, ne ha parlato anche Pina poco tempo fa, quel mindset necessario a passare dall'abbiamo sempre fatto così al potremmo fare anche così. Quindi quella uscire un po' dalla zona di comfort, allargarla più che uscire dalla zona di comfort, allargarla in maniera tale di avere una mentalità aperta, flessibile e reattiva ai cambiamenti, perché l'ho detto anche qualche minuto fa, ma lo dicono in tanti in questi giorni, i mercati sono velocissimi, le pipeline sono diventate molto corte, le comunicazioni sono sempre più veloci, quindi bisogna essere in grado di essere reattivi ai cambiamenti, agli imprevisti, rimanere focalizzati sui clienti, benissimo, però mantenendo il controllo della vendita, che non è una cosa facile, detta così. Le trattative devono essere interattive, bisogna sperimentare un po', vedere qual è stata magari la mia ultima vendita migliore, cosa ha funzionato, cosa no, spacchettarlo e fare dei piccoli esperimenti veloci per essere in grado di accorciare i tempi, accorciare pipeline e fare più vendite e aumentare appunto il nostro business e il nostro valore delle nostre aziende. Ed ho terminato. Grazie mille Fabio, grazie mille. Nel frattempo sono arrivate un bel po' di domande, per cui ve le andrei a leggere e invito il pubblico poi a farne altre. Ma prima di leggerle, mentre Fabio tu parlavi, mi è venuta una domanda al quale vabbè io la risposta la so già ed è abbastanza scontata, però mi piaceva farvela per creare proprio quel collegamento del quale parlavamo prima. Quanto è importante saper raccontare e sapersi raccontare nei vostri tre ambiti? Parto io. Se vuoi tu Fabio, poi Roberta, poi Pina, al volo, allora, due parole. È importantissimo sapersi raccontare, fin lì non ci piove, ma è il dove ci raccontiamo e il come ci raccontiamo. Mi rilascio un po' a quello che dicevo prima del brand, no? È inutile che io imbastisco una bella storia, creo un bellissimo contenuto, lo metto online, su che canale voglio, magari anche con una newsletter, magari sui social network, quello che vuoi, e poi dall'altra parte, se io vado a suonare un campanello di un'azienda, arrivo con un altro messaggio. Nel senso, è importante il sapersi, non raccontare, il sapersi descrivere, come dicevo prima, ma deve essere una descrizione coerente. Purtroppo negli anni passati abbiamo avuto tantissime testimonianze del fatto che molte aziende si raccontavano per quello che poi non erano. Adesso non faccio nomi per l'amor del cielo, ma è capitato tantissime volte. È capitato anche sicuramente nel campo del recruiting, che le aziende dove candidati si vendano per quello che non sono, ma anche aziende si siano vendute per quello che non sono. Quindi, ecco, oggi è facile però capire dove sta l'inghippo. Cioè, anche quando un venditore, prima che un venditore vada ad un appuntamento, solitamente l'azienda sa quasi tutto già di lui, perché lo trova online, lo trova in rete, lo trova
anche nei network di persone che parlano tra di loro, lo trova col passo lavoro, quindi il raccontare una storia sì, benissimo, ma oggi deve corrispondere effettivamente e coerentemente a quello che siamo. Se volete dare una risposta anche tu, Roberta, e tu, Pina? Assolutamente, sono assolutamente d'accordo. Il rischio è quello di raccontarsi benissimo all'esterno o non raccontarsi per niente. E sono due rischi opposti. Se non ti racconti per niente, il candidato non ti trova o comunque non sei un'azienda attrattiva. Se ti racconti male, io dico sempre che il lavoratore interno è il biglietto da visita per le aziende. È molto semplice andare a capire se il tipo di racconto sulla capacità di gestire e valorizzare il personale è reale o è una vetrina messa su, perché appunto tutti i formatori andiamo a dire che è importante fare determinate cose. Quindi mi ricollego ad una slide, si è sempre fatto così, è la cosa peggiore secondo me, che un'azienda appunto che si vuole raccontare in modo onesto e limpido può dire, dovrebbe completamente abbattere, insomma, questo tipo di ragionamento e comunicare in modo veramente cristallino. Pina? Importantissimo, direi, soprattutto importante farlo con la massima autenticità, no? Perché poi le cose, tutti i nodi vengono al pettine, si dice in questi casi. E quindi personalmente, ecco, cerco appunto di condividere e di raccontarmi partendo da quello che è stata la mia passata esperienza, ma anche l'esperienza attuale, e quindi portando proprio casi concreti di persone e di sfide magari con le quali queste persone si sono trovate, che si sono trovate appunto ad affrontare. Ed è poi di fatto la stessa cosa che io consiglio alle persone che si trovano a lavorare con me: il sapersi raccontare è un elemento fondamentale nella carriera, nello sviluppo di carriera di ciascuno di noi. Quindi è molto importante farlo con autenticità, ma sicuramente anche sapersi ascoltare e quindi conoscersi molto bene, altrimenti diventa complicato, no? Farci conoscere. Grazie mille delle risposte, erano quelle che speravo di poter... Siamo stati bravi allora, via. Tutti promossi. E a proposito di promozione, io non so se avete visto, ho messo a schermo questa sorta di, non chiamiamola scheda di valutazione perché è brutta, ma è una sorta di sfida tra voi tre, tra quale sia il contenuto che in questa oretta è stato più, definiamolo, efficace. Tutti quanti nel pubblico possono andare a esprimere il proprio giudizio su menti.com, per cui se digitano www.menti.com e inseriscono poi il codice che vedono a video, per cui 457090, allora a quel punto possono decidere per uno o più contenuti che secondo loro sono stati di valore. Lo facciamo perché generalmente cerchiamo poi di mettere in programmazione per tutti voi un'ora di speech all'interno del quale andare più nel profondo nelle tematiche trattate durante il 10 tips, per cui diciamo, cerchiamo poi di dare priorità a quello che generalmente vince questa tipologia di sfida. Detto questo, passerei sul serio alle domande dal pubblico, se no poi mi strozzano. Ho promesso di rispondere, per cui così facciamo. Stefania dice, per Roberta, due domande: meglio un colloquio con domande già scritte o libero? E ci sono modi per abbassare o eliminare gli errori della distorsione cognitiva? Rispondo unito, perché insomma sono abbastanza simili. La distorsione cognitiva può dipendere da diversi fattori: il tempo che il selezionatore dedica al colloquio e anche la struttura del colloquio. Quello che suggerisco solitamente io è quello di essere flessibili, ma non troppo, cioè di organizzare un colloquio con domande semistrutturate, quindi avere una scaletta sui punti essenziali, ma non essere così rigidi, in modo tale che se il candidato insomma ha anche delle competenze diverse che non abbiamo messo in scaletta possono emergere. E io personalmente, per abbassare la distorsione cognitiva,
suggerisco anche di segnare in una tabella del colloquio quello che è il primo impatto che provo con la persona, semplicemente perché spesso selezionatori meno esperti nel giro di 30 secondi si fanno già un'idea di chi hanno davanti, però realmente non è detto che quel primo impatto sia quello reale. Quindi segnarsi, insomma, quelli che sono un po' gli impatti che si provano, riesce poi a dare una valutazione meno di petto. Sempre per te, ti chiede, un'altra Roberta ti chiede, come giudichi fare la domanda per sapere l'età del candidato? Allora, quella dell'età del candidato è sempre un po' una domanda tosta. Realmente la nostra normativa prevede delle agevolazioni per le assunzioni di alcuni candidati, possono essere gli apprendisti sotto i 30, quindi magari se quell'azienda ha del budget da poter mettere in campo appunto per un apprendista ma non per un'assunzione a tempo indeterminato o determinato, l'età è vincolante. Se invece l'età diventa un fattore discriminante, cioè è troppo giovane o è troppo anziano, allora meglio non chiederla. Cioè se c'è un reale motivo, purtroppo le normative, insomma, non aiutano a non fare una selezione non discriminante in questo. Altra domanda sempre per te. Cosa ne pensi se durante il primo colloquio il candidato chieda informazioni sul compenso previsto? All'estero è prassi comune, qui in Italia è quasi tabù. E qui purtroppo dipende molto dalla mentalità dell'azienda, nel senso che io appunto parlando con alcuni imprenditori, insomma direttori, per loro è vista come una cosa bruttissima. Realmente, soprattutto nel caso di persone che cambiano attività, quello del salario è un punto che insomma permette anche la decisione se cambiare o meno lavoro. La retribuzione è uno degli aspetti che il candidato deve valutare. Non ci vedo niente di male io personalmente, però sì, in Italia c'è un fortissimo pregiudizio su questa domanda. Sembra quasi che appunto il lavoratore voglia solo pensare allo stipendio, cosa che realmente è solo un pregiudizio, perché molte ricerche dimostrano che realmente è una domanda che viene fatta per fare valutazione, ma i criteri poi per cui un candidato valuta l'azienda sono altri, appunto la vicinanza dei valori, semplicemente la vicinanza territoriale, insomma sono tantissimi altri. Come comportarsi, secondo me, dalla parte, cioè quando faccio orientamento dalla parte del candidato, io dico sempre che bisognerebbe un attimo vedere un po' l'azienda come, cioè come si imposta il colloquio. E nel caso in cui l'azienda ti dice già che ci sono due o tre fasi di colloquio, magari evitare questa domanda al primo, se lo si sa già. Questo è il consiglio che darei. Sì, è un po' sempre un tabù questa cosa del... Sì, è un argomento tabù e in cui... Se poi ci si pensa, in effetti poi uno dice, ma tu lo fai solo per guadagnare. Ma sì, le aziende lavorano per guadagnare, quindi perché non dovrebbe farlo non neanche un candidato? È vero che non è l'unico dei discriminanti quando uno cambia lavoro, che altro adesso ultimamente guarda magari anche tante altre cose, però in effetti non ho mai capito perché ci sia questo tabù in Italia sullo stipendio. Sì, se posso insomma dire un'altra cosa su questo aspetto, molto secondo me nasce, perlomeno l'idea che mi sono fatta io dai vari colloqui, dall'idea della gente che si fa da sola, no? E una volta mi sono ritrovata con un gruppo appunto di persone, insomma di imprenditori che avevano aperto la loro attività ad una di quelle colazioni, insomma. E alcuni di loro dicevano, io mi sono fatto da solo, quindi mi dà molto fastidio che mi venga chiesto quanto poi pagherei. E ho fatto notare loro che comunque il farsi da solo è vero, esiste, però nel momento in cui magari sei sempre stato nello stesso territorio con la possibilità di vivere in casa con i tuoi genitori finché l'azienda non si è avviata, e sembra ok, ti sei fatto da solo, però quello è stato un supporto fortissimo. Adesso molti giovani sono fuori sede, e non è un discorso solo mio, insomma anch'io sono una fuori sede, quindi forse
sento questa cosa di più, però lo spostamento soprattutto degli universitari è grandissimo se si guardano le statistiche. Quindi il pretendere che queste persone si facciano da sole, senza neanche quel minimo supporto appunto che può essere non pagare l'affitto, è una cosa che secondo me dovrebbero tenere in considerazione in fase di colloqui, per dare appunto la possibilità insomma di esprimere questi talenti. Poi chiudo. Grazie mille per la risposta, Roberta. Erika invece fa una domanda per Pina e chiede: costruire un network, avere molti contatti e conoscenze talvolta è poco utile. Come si può costruire un network efficace a tal fine? Allora, sì, il discorso del network è un discorso molto importante. Io di solito consiglio di partire sempre dalla definizione del proprio obiettivo professionale, ok? Un network non è efficace solo se estremamente ampio, no? E quindi solo se dentro abbiamo buttato qualunque tipo di contatto. È efficace laddove poi nel momento in cui ne abbiamo davvero bisogno, noi all'interno di quella rete possiamo trovare persone che ci possono dare informazioni, ci possono quindi far accedere a delle opportunità anche di lavoro. Quindi il consiglio è innanzitutto individuate il vostro obiettivo professionale e costruite il vostro network in quella direzione. Non basatevi soltanto sulla quantità di persone che avete all'interno della vostra rete. Io parlo chiaramente di rete sia fisica che virtuale, ma lavorate molto anche sulla eterogeneità di questi contatti, perché sono i cosiddetti legami deboli. Noi solitamente qual è l'errore che facciamo? È che ci affidiamo ai legami forti, cioè le persone che conosciamo molto bene, no? L'amico, il collega, le persone che frequentiamo poi maggiormente. Invece dobbiamo allargare il nostro network pensando anche a come utilizzare i cosiddetti legami deboli, quindi persone che magari abbiamo conosciuto di recente, che conosciamo poco, ma che possono metterci in contatto con delle ulteriori cerchie di persone o di conoscenti, perché poi spesso è proprio lì che si annidano le migliori opportunità lavorative. Sempre per te, Pina, è arrivata un'altra domanda da Stefania che dice: hai parlato di piano B e di orientamento verso la propria passione. Oramai molti si ritrovano a raccontarsi e a raccontare delle proprie passioni sui social, soprattutto Instagram. Ci sono strategie ad hoc per creare in questo senso un piano B efficace, oltre a tutti i consigli del guru dei social media che ormai spopolano in rete? Allora, il piano B va, io dicevo prima, va individuato, va costruito partendo da quelle che sono le nostre passioni. Come dicevo, non è importante che poi davvero questo piano B si realizzi, può realizzarsi o no, l'importante però è che ci sia il paracadute nel momento in cui decidiamo di lanciarci. Quindi, prima cosa da fare è, di solito ecco, il piano B prevede un'uscita da quella che è l'azienda e magari il mettere su una propria attività. Ecco perché io suggerivo di partire dalle passioni, da ciò che davvero ci sta a cuore, da qualcosa che riflette pienamente anche non solo le nostre competenze ma anche i nostri valori, le cose davvero importanti. A quel punto bisogna capire, nel momento in cui abbiamo individuato quale potrebbe essere una possibile transizione, bisogna capire, ok, bene, per quel tipo di attività di lavoro, quali sono le attività che mi trovo, le competenze che devo avere, di che cosa mi andrò ad occupare, che cosa deve essere ancora sviluppato. Quindi è fondamentale che nel tempo anche tutte le decisioni e gli investimenti, tra virgolette, in termini di energia, di formazione, di coaching, qualunque cosa voi decidiate di fare, siano fatti sempre in quella direzione. Se poi oltre a questo vogliamo comunicare, quindi decidiamo di cominciare anche a testare il nostro piano B sui social media, quindi sicuramente Instagram può essere uno di questi, va benissimo, però ecco, bisogna avere molto chiaro il proprio progetto e poi
appunto saperlo comunicare nella maniera giusta. Quello potrebbe essere un test. Ecco.